3666282858, se volete farci qualche domanda, adesso affrontiamo il mondo dei certificates, lo faremo qui in studio con Nicola Francia, Unicredit. Buongiorno Nicola. Buongiorno Emery, buongiorno a tutti. Allora, forse è il caso di inquadrare l'attuale scenario economico prima di, insomma, vedere magari qualche prodotto che si può iscrivere in tale scenario. Come siamo messi, Nicola? Beh, come siamo messi? Penso che siamo tutti quanti seguendo l'avvicendarsi degli eventi. Oggi c'è il Bundestag che decide dare i soldi alla Grecia o meno, ha parlato già la Merkel. Sembra abbastanza scontata Schauble la decisione. Adesso dice, proprio adesso in questo momento, terzo piano d'aiuti e ultimo tentativo di salvataggio. Certo, se arriva un segnale, come dire, di apertura e di speranza da Schauble, che era stato molto critico negli ultimi, l'altro lancio è settimane. Dobbiamo aiutare Atene, ma è molto complicato, sì, apertura ma fino a un certo punto, sì. Però sappiamo che lui era uno di quelli che più di altri si era speso contro queste aperture, quindi sicuramente anche questi segnali di apertura e di distensione sono positivi, fanno presagire comunque un ok anche dalla Germania, così come è avvenuto già in altri paesi europei al piano di salvataggio. La BCE ha aumentato la linea di credito per 900 milioni di euro, quindi dando un po' di respiro, un po' di sollievo al sistema bancario ellenico, che sebbene sia stato chiuso nelle ultime settimane, però probabilmente alla riapertura potrebbe avere comunque delle problematiche di liquidità, e quindi in questo senso anche l'economia reale e il sistema interno è preservato, in maniera che non vi siano shock o situazioni di stress. Dovrebbe arrivare questo, uso ancora il condizionale, però a vedere i mercati, a vedere le dichiarazioni, sembra tutto abbastanza definito e deciso. Dovrebbe arrivare questi 7 miliardi di... Però sai che, visto quello che è successo negli ultimi mesi... Esatto, Io aspetterei di vedere proprio la firma sull'assegno. C'hanno i nostri politici europei, il primo ministro greco e i loro rappresentanti ci hanno abituato effettivamente a ripensamenti dell'ultimo minuto, quindi condivido questa però cautela. Ti sento questa moderatamente ottimista. Sono abbastanza ottimista effettivamente, perché i mercati hanno reagito molto bene, hanno recuperato tutto quello che avevano perduto, i mercati azionari nel periodo del referendum, nei giorni successivi al referendum greco. Anche sul fronte obbligazionario, che è sempre un ottimo termometro, perché ricordiamoci che i volumi sul mercato obbligazionario sono importanti, abbiamo ristabilito un po' di serenità, quindi abbiamo uno spread BTP Bund di nuovo a 120 punti base, rendimenti di nuovo in discesa, il BTP si assesta al di sotto, il decennale al di sotto del 2%. Questo, ricordiamoci che quando andiamo a parlare di Grecia effettivamente il problema rimane limitato, quando cominciamo a parlare di contagio e quando si tira in ballo in temi di contagio l'Italia, soprattutto che ha un debito pubblico molto più grande e molto, molto importante rispetto alle problematiche greche, ovviamente questo diventa un problema più di sistema di quanto non lo sia la Grecia. Dei segnali positivi arrivano anche dalla Cina, che era l'altro tema, l'altro driver della situazione di mercato negativo delle ultime settimane. Questo scoppio della bolla, che in parte c'è stato, in parte qualcuno pensa debba ancora avvenire in maniera più importante, è stato parzialmente arginato, o comunque la Cina ha dimostrato di saper intervenire, tra l'altro tempestivamente, se consideriamo i tempi di reazione. Si dice che questo gli shortisti. I metodi sono sicuramente, potrebbero essere discutibili, ma sicuramente... efficaci, questo è poco ma sicuro. Sicuramente apprezzabili i tempi di risposta. Se pensiamo ai tempi di risposta della comunità europea, vedere l'approvazione di un piano di intervento, di un piano di liquidità di intervento per fino a 3 trilioni di yuan, 2,5 a 3 trilioni di yuan, che vuol dire 500 miliardi di dollari, è una metà di un quantitative easing, per capirci, approvato così in 3-4 giorni, una settimana massimo, sicuramente è un bel segno. Non hanno bisogno di discussioni parlamentari, c'è il direttorio che decide.
Comunque l'efficacia delle scelte dei governanti cinesi non si discute. Ecco, non è chiaro ancora ovviamente se questo servirà, cioè sicuramente servirà, se sia sufficiente ad arginare questo potenziale scoppio di bolla speculativa non è chiaro, perché comunque il mercato cinese effettivamente è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi, quindi ci potrebbe anche stare un ulteriore ribasso, ma di sicuro il segnale di fiducia, il segnale positivo che il mercato sta recependo è la reattività e l'essere pronti da parte della Cina a sostenere il proprio mercato. Ricordiamoci che questo non è un tema domestico locale che interessa solo i cinesi, ma un tema globale, perché la Cina è la seconda potenza economica mondiale e comunque un hard landing, come viene definito, quindi una frenata brusca da parte del mercato cinese, sia mercato diciamo inteso come mercato di consumo, di produzione, sia mercato finanziario, avrebbe un impatto comunque importante sull'economia del resto del mondo, quindi sull'economia europea e sull'economia americana. Quindi diciamo è comunque un qualcosa che indirettamente interessa anche noi, interessa anche la crescita, i dati delle nostre economie. Tutto questo, devo dire, fa presagire a un'estate più serena e più tranquilla di quella che si prospettava solo qualche settimana fa, quindi anche la volatilità sta continuando a scendere dopo l'impennata delle ultime settimane. Ieri la volatilità sul VSTOXX, sulle azioni europee, era al 19%, anche il VIX è in discesa, quindi diciamo ritorna anche, devo dire che questo aumento di volatilità in qualche modo ha aiutato, perché ha aiutato che era rimasto fuori dal mercato a potenzialmente rientrare, parliamo ovviamente di mercato equity, quindi il ribasso delle ultime settimane ha dato la chance a qualcuno di risalire a bordo, e la risalita della volatilità, che comunque era molto compressa fino a fine maggio, dà la possibilità nuovamente di utilizzare strategie di investimento che vendono volatilità e quindi di incamerare questo maggior premio di volatilità sotto forma di cedole. Pausa e poi continuiamo. Allora, Nicola Fraccia, vendere volatilità, ma come si fa a vendere la volatilità? Ma ovviamente un investitore professionale o istituzionale, come vogliamo chiamarlo, va sul VIX, tradando il future sul VIX. Se no cosa c'è d'altro? Altrimenti opzioni, perché il VIX poi è, come dire, un numero che misura la volatilità implicita sul mercato, ma la volatilità implicita deriva dalla volatilità che i market maker prezzano sulle opzioni, quindi tendenzialmente un operatore istituzionale per vendere volatilità vende opzioni, quindi vende call o vende put secondo la strategia che vuole perseguire. Un investitore privato può fare la stessa cosa con delle complicazioni notevoli in termini di marginazione di conti correnti e quant'altro, oppure molto più semplicemente, con probabilmente maggiore liquidità per quelli che sono i tagli retail, può andare sul Sedex ad acquistare certificati che hanno una strategia corta di volatilità, che sono la maggior parte. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che invece di vendere opzioni vado ad acquistare ad esempio un bonus certificate, un cash collect, un express, che implicitamente hanno una strategia sottostante di vendita di volatilità su quel sottostante, che vuol dire che se la volatilità scende il premio fisso che ho incassato, che sia un bonus, che sia un coupon, un cash collect, diciamo mi viene riconosciuto con un mercato che sostanzialmente rimane in un range, rimane in una fase laterale e quindi non mi va a toccare determinati livelli che sono le famose barriere che mi fanno poi perdere la protezione del capitale. Questa è una strategia ormai entrata nei portafogli in maniera preponderante. I volumi sugli investment certificate, che poi sono quelli che principalmente includono questo tipo di prodotti, quindi sui prodotti a capitale condizionatamente protetto, sono cresciuti tantissimo nell'ultimo anno. Noi abbiamo fatto un grandissimo sforzo come emittente per promuovere questi prodotti e per aumentare la nostra gamma, e quindi continuiamo a essere un emittente molto molto attivo su qualcosa adesso? Ma le novità oggi iniziano delle offerte in borsa. Offriamo in borsa 4 nuovi prodotti, sono 4 express. Uno di questi è una versione, se vogliamo, innovativa, particolare, perché ha il capitale protetto, e gli altri 3 invece sono degli express certificate normali, quindi con una protezione condizionata e non con una protezione invece definita come il primo che vi ho citato. La modalità dell'offerta in borsa è, se vogliamo, una via di mezzo tra
l'acquistare direttamente un prodotto. Dammi l'esempio, uno di quelli nuovi, dai, che allora, quello, c'è per esempio il protetto su Eurostoxx Banks, sull'indice Eurostoxx Bank. È un prodotto che sarà, sarà in collocamento da oggi fino al, mi pare, il 7 di 08, 17.7708, quindi 7 di agosto, giusto? Sì, il 17 va in valuta, quindi è la data di pagamento, è in collocamento direttamente in borsa italiana. Questo che vuol dire? Vuol dire che ha una facilità d'accesso agli investitori enorme. Molti investitori ci hanno sempre chiesto di poter entrare quando lo strike non è ancora definito, di poter acquistare il prodotto in collocamento, anche se la propria banca non partecipa al collocamento. Ma fammi capire, qua me lo compro io a 100? Tu lo compri a 100 a prezzo fisso in borsa italiana, quindi tutte le banche hanno in teoria la possibilità di partecipare, quindi sarà molto disponibile, molto fruibile nel periodo di collocamento, perché è già quotato in borsa da oggi. Si acquista 100 e lo strike viene definito alla fine del collocamento, quindi praticamente io ho il beneficio di poter partecipare a questo collocamento, io investitore privato, prima ancora che venga definito lo strike, e quindi acquistarlo a 100. Questo aiuta tantissimo, perché molti investitori ci hanno sempre, come dire, hanno sempre lamentato il fatto che magari quando si accorgevano del prodotto era già quotato 101-102, quindi perdevano già parte della performance perché magari il mercato era già salito. Invece in questo caso si riesce. In più, questo qua su Eurostoxx Bank, direi che non commento su quello che possa essere le potenzialità del settore bancario europeo, ma sicuramente con Draghi. Esatto, sicuramente, insomma, abbiamo la sensazione che le banche potranno beneficiare in questi anni della liquidità che ci sarà nel sistema grazie al quantitative easing. Ha una durata di 4 anni, quindi scade ad agosto 2019, e ha la possibilità di rimborsare anticipatamente con cadenza annuale. Quindi già agosto 2016 potrebbe rimborsare anticipatamente se il valore dell'indice Eurostoxx Banks è al di sopra dello strike, e rimborserebbe il capitale più 6% di rendimento. Se questo non avvenisse il primo anno, al secondo anno, quindi agosto 2017, al verificarsi della medesima condizione, il capitale viene rimborsato pagando due cedole, due valori addizionali di coupon, quindi due volte 6%, quella del primo dicembre, anno, esatto, quindi ha un effetto memoria, viene recuperato quello che non è stato pagato precedentemente, e così via fino alla scadenza, 4 anni, dove se non ho mai rimborsato anticipatamente avrò la possibilità di avere 4 coupon del 6%, sempre che sia sopra il livello, sempre che sia sopra lo strike. Se è sotto, niente. Se è sotto, nulla. Che succede alla scadenza? Se è sotto fino a meno 30% dell'indice partecipo alle perdite, da meno 30 in giù, quindi con l'indice che magari ha avuto delle performance negative molto forti, sono protetto al 70, quindi ho un valore minimo di rimborso pari a 70. Cioè, so che sotto il massimo, 70 non scende? Esatto, so che il massimo che posso perdere è 70. Questo combinato comunque a una potenzialità di rendimento del 6% anno, che può essere o il primo anno o eventualmente insisto a tutti gli altri 4, lo rende un prodotto ottimale in termini di mix rischio-rendimento, no? Quindi ho una protezione ma ho anche un rendimento che sono il 6% di sti tempi. Sì, no, bello, non si butta visto i rendimenti del mercato obbligazionario. Allora, senti, dobbiamo andare in pausa e poi continuiamo e magari vediamo anche qualcos'altro. Nel frattempo arrivano anche domande. Petrolio, magari dopo petrolio. Pausa. Allora, complimenti per il programma. Vorrei una quotazione sul WTI, SG WTI 37 o il 3000, o comunque previsioni sul WTI. Questo è grazie Tommy. Poi posseggo un Phoenix di Commerzbank DE00CSE, composto da paniere di aziende internazionali oil gas. Sono un po' preoccupato che per Chevron e Saipem, può gentilmente chiedere a suo cortese interlocutori quali sono le prospettive del settore oil gas. Grazie Luis. Oil e gas, petrolio. Oil, gas e petrolio. Allora, sicuramente intanto nelle ultime 2 settimane abbiamo assistito a un grande ritracciamento del petrolio. Quindi si citava prima WTI, penso che oggi sia intorno ai $51 al barile, il Brent a 57. Il WTI che oggi è a 51 viene da 62
2,63 sì, nelle ultime settimane, parecchio. Quindi è sceso parecchio. Questo perché? Soprattutto per questa, diciamo, apertura e distensione nei confronti dell'Iran. Sì, anche il dollaro lì. Che dollaro e Iran, insomma, sulle tematiche nucleari ci sono tanti fattori. Questo cosa porta? Porta la possibilità, intanto un aumento della volatilità, perché ricordiamoci che quando i prezzi scendono la volatilità sale. E quindi ritorniamo alle strategie precedentemente discusse, la possibilità oggi con una volatilità più alta di vendere la volatilità, e la volatilità sul petrolio quando è alta è molto alta, quindi non è il 15 o il 20% dell'azionario, ma può essere 35, 40, 45%. Questo vuol dire incamerare un maggiore premio in termini di rendimenti potenziali, e secondo la possibilità effettivamente di andare a prendere oggi dei livelli di ingresso o direttamente o sotto forma di strike attraverso i certificati più ragionevoli, più bassi rispetto alla risalita delle ultime settimane. Certo. Quindi a breve ci sarà probabilmente ancora nervosismo, ancora volatilità, c'è un po' da soffrire nelle prossime settimane, ma siamo di nuovo a dei livelli dove potrebbe essere interessante entrare. Come farlo? Direttamente ovviamente sui sottostanti, questo non ha bisogno di commenti da parte mia, oppure attraverso una serie di prodotti. Noi abbiamo parlato prima di offerte pubbliche in borsa. Gli altri tre prodotti che offriamo adesso in borsa da oggi fino al 7 agosto sono uno su ESEM, sempre Express, in questo caso in versione non protetta, o meglio condizionatamente protetta, e sono uno su ENI, uno su ENEL e uno su Saipem, quindi tre. C'è anche un Express Petrolio, dicembre 2018, vedo tra le nuove quotazioni. No, non penso sia nuova, penso sia una delle vecchie, però sì. Vabbè, male. Però ENI, ENEL e Saipem sono un po' le novità, anche qua abbiamo la possibilità di entrare prima di prendere lo strike, e quindi con un prezzo definito alla pari. Abbiamo dei rendimenti, in questo caso la possibilità di callability, di richiamo anticipato, è semestrale, non è annuale, quindi è un vantaggio in più per gli investitori. E il premio semestrale è del 5% per ENI ed ENEL, 5,75% per Saipem. Saipem è un titolo più volatile, come sappiamo, e di conseguenza abbiamo la possibilità di pagare un premio addizionale più elevato. E quindi semestralmente ho la possibilità di avere il rimborso del capitale più un 5% o 5,75% nel caso di Saipem di premio addizionale per ogni semestre passato dall'inizio del prodotto fino al momento della collaborazione. Oppure cambiando leggermente strategia, quindi una strategia un po' più conservativa ma ugualmente valida, si passa ai cash collect. Cash collect hanno la particolarità di pagare un coupon, se vogliamo, in maniera più probabile rispetto all'Express, perché il coupon viene osservato sul livello di barriera e non sul livello di strike, il livello di barriera è più basso. E hanno anche loro la possibilità di rimborsare anticipatamente il capitale se il sottostante è al di sopra dello strike. In questo caso le date di rilevazione sono trimestrali, quindi c'è anche una maggiore frequenza. Oggi avevo pensato di parlarvi di un cash collect su ENI e uno su Fiat. Rimanendo in tema petrolio, possiamo rimanere su ENI. Trimestralmente abbiamo un coupon del 3%, dove la particolarità è che per il primo trimestre, che vuol dire 18 settembre di quest'anno, quindi ormai tra due mesi, questo allora, coupon... Allora, ce n'è un po', dimmelo, che uno, dammi la fine dell'ISIN, così lo vado a recuperare. Ancona Palermo 45. Eccolo qua, Palermo 45. Allora, questo ha un premio trimestrale del 3%, dove la particolarità è che il primo, che è quello di settembre di quest'anno, 18 settembre, è incondizionato. Che vuol dire che è incondizionato? Vuol dire che dovunque sia il mercato lo paghiamo, è proprio una cedola fissa, in qualche modo garantita, non c'è condizione da verificare, ma a settembre sicuramente abbiamo il 3%. Perché vi parlo di questo prodotto? Perché oggi, vista la discesa del petrolio... 97,85. Esatto, lo compriamo sotto la pari, e quindi quel 3% di settembre in realtà ha un ulteriore beneficio acquistandolo sotto la pari. Se dovesse a settembre, tra due mesi, rimborsare alla pari, avremmo 2 punti e qualcosa fatti sul prezzo più 3 punti di cedola, avremmo un 5% di periodo, che, scusate se poco, in due mesi è sicuramente un rendimento di tutto rispetto. Perché i rendimenti di questo prodotto sono così elevati? Perché in questo caso, oltre all'incondizionabilità del coupon, avevamo deciso di emettere un prodotto con una barriera a 90, ovviamente alzando la barriera e rendendo, se vogliamo, il coupon più a rischio, perché la barriera è più vicina allo strike e quindi potrebbe essere infranta con maggiore probabilità, abbiamo la possibilità di alzare il coupon.
Stesso discorso su un prodotto analogo su Fiat, dove qui il rendimento è ancora più elevato, perché il coupon che paghiamo in maniera incondizionata a settembre è del 4,5%. E la barriera? Anche questo si compra a 99,5 sotto la pari, la barriera è 13,014. Oggi Fiat è leggermente sopra i 14, abbiamo circa 7,5 punti di distanza dalla barriera, però riusciremo a portare anche qua in 13,97 Fiat adesso. Esatto, riusciremo anche qua a portare a casa in due mesi, potenzialmente, se Fiat a settembre dovesse essere sopra lo strike, che è 14,46, quindi insomma deve farsi più o meno un 3%, con un 3% di qua a settembre porteremo a casa un 5% di rendimento. 5 più 6 più 7 di prima, ho fatto l'annata. Sì, sembrano i numeri, sì, sembrano numeri buttati là, ma sono numeri reali. Senti, siamo in chiusura, grazie mille per essere stato con noi Nicola Francia, Unicredit. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie. Terminiamo qui l'approfondimento legato al mondo dei certificati, ora aggiornamento borsistico con la redazione di Classe NBC, poi noi torniamo con il Forex Update e analisi tecnica. Allora, complimenti per il programma, vorrei una quotazione sul WTI, SG WTI 37, oil 3000, o comunque previsioni sul WTI, questo è grazie Tommy, poi posseggo un Phoenix di Commerzbank, DE00CSRE, composto da paniere di aziende internazionali, oil gas, sono un po' preoccupato che per Chevron e Saipem, può gentilmente chiedere a suo cortese interlocutori quali sono le prospettive del settore oil gas, grazie Luis. Oil e gas, petrolio. Oil, gas e petrolio. Allora, sicuramente, intanto nelle ultime due settimane abbiamo assistito a un grande ritracciamento del petrolio. Quindi si citava prima WTI, penso che oggi sia intorno ai $51 al barile, il Brent a 57. Il WTI che oggi è a 51 viene da 62-63, sì, nelle ultime settimane. Parecchio. Quindi è sceso parecchio. Questo perché? Soprattutto per questa, diciamo, apertura e distensione nei confronti dell'Iran. Sì, anche il dollaro lì. Che... Dollaro e Iran... Ce ne sono sulle tanti tematiche nucleari, ci sono tanti fattori. Questo cosa porta? Porta la possibilità, intanto un aumento della volatilità, perché ricordiamoci che quando i prezzi scendono la volatilità sale. E quindi ritorniamo alle strategie precedentemente discusse. La possibilità oggi con una volatilità più alta di vendere volatilità, e la volatilità sul petrolio quando è alta è molto alta, quindi non è il 15 o il 20% dell'azionario, ma può essere 35-40-45%. Questo vuol dire incamerare un maggiore premio in termini di rendimenti potenziali. E secondo, la possibilità effettivamente di andare a prendere oggi dei livelli di ingresso o direttamente o sotto forma di strike attraverso i certificati più ragionevoli, più bassi rispetto alla risalita delle ultime settimane. Certo. Quindi a breve ci sarà probabilmente ancora nervosismo, ancora volatilità, c'è un po' da soffrire nelle prossime settimane, ma siamo di nuovo a dei livelli dove potrebbe essere interessante entrare. Come farlo? Direttamente ovviamente sui sottostanti, questo non ha bisogno di commenti da parte mia, oppure attraverso una serie di prodotti. Noi abbiamo parlato prima di offerte pubbliche in borsa. Gli altri tre prodotti che offriamo adesso in borsa da oggi fino al 7 agosto sono uno su ESEM, sempre Express, in questo caso in versione non protetta, o meglio condizionatamente protetta, e sono uno su ENI, uno su Enel e uno su Saipem, quindi tre. C'è anche un Express Petrolio, dicembre 2018, vedo tra le nuove quotazioni. No, non penso sia nuova, penso sia una delle vecchie, però sì. Vabbè, poco male. Però ENI, Enel e Saipem sono un po' le novità, anche qua abbiamo la possibilità di entrare prima di prendere lo strike, e quindi con un prezzo definito alla pari. Abbiamo dei rendimenti, in questo caso la possibilità di callability, di richiamo anticipato, è semestrale, non è annuale, quindi è un vantaggio in più per gli investitori. E il premio semestrale è del 5% per ENI ed Enel, 5,75% per Saipem. Saipem è un titolo più volatile, come sappiamo, e di conseguenza abbiamo la possibilità di pagare un premio addizionale più elevato. E quindi semestralmente ho la possibilità di avere il rimborso del capitale più un 5% o 5,75% nel caso di Saipem di premio addizionale per ogni semestre passato dall'inizio del prodotto fino al momento della collaborazione. Oppure cambiando leggermente strategia, quindi una strategia un po' più conservativa ma ugualmente valida, si passa ai cash collect. Cash collect hanno la particolarità di pagare un coupon, se vogliamo, in maniera più probabile rispetto all'Express, perché il coupon viene osservato sul livello di barriera e non sul livello di strike, il livello di barriera è più basso.
e hanno anche loro la possibilità di rimborsare anticipatamente il capitale se il sottostante è al di sopra dello strike. In questo caso le date di rilevazione sono trimestrali, quindi c'è anche una maggiore frequenza. Oggi avevo pensato di parlarvi di un cash collect su Eni e uno su Fiat. Rimanendo in tema petrolio, possiamo rimanere su Eni. Trimestralmente abbiamo un coupon del 3%, dove la particolarità è che per il primo trimestre, che vuol dire 18 settembre di quest'anno, quindi ormai tra due mesi, questo allora coupon... ce n'è un po', dimmelo, che uno dammi la fine dell'ISIN così lo vado a recuperare. Ancona Palermo 45. Eccolo qua, Palermo 45. Allora, questo ha un premio trimestrale del 3%, dove la particolarità è che il primo, che è quello di settembre di quest'anno, 18 settembre, è incondizionato. Che vuol dire che è incondizionato? Vuol dire che dovunque sia il mercato lo paghiamo, è proprio una cedola fissa, in qualche modo garantita, non c'è condizione da verificare, ma a settembre sicuramente abbiamo il 3%. Perché vi parlo di questo prodotto? Perché oggi, vista la discesa del petrolio... 97,85. Esatto, lo compriamo sotto la pari, e quindi quel 3% di settembre in realtà ha un ulteriore beneficio acquistandolo sotto la pari. Se dovesse a settembre, tra due mesi, rimborsare alla pari, avremmo 2 punti e qualcosa fatti sul prezzo più 3 punti di cedola, avremmo un 5% di periodo, che, scusate se poco, in due mesi è sicuramente un rendimento di tutto rispetto. Perché i rendimenti di questo prodotto sono così elevati? Perché in questo caso, oltre all'incondizionabilità del coupon, avevamo deciso di emettere un prodotto con una barriera a 90, ovviamente alzando la barriera e rendendo, se vogliamo, il coupon più a rischio, perché la barriera è più vicina allo strike e quindi potrebbe essere infranta con maggiore probabilità, abbiamo la possibilità di alzare il coupon. Stesso discorso su un prodotto analogo su Fiat, dove qui il rendimento è ancora più elevato, perché il coupon che paghiamo in maniera incondizionata a settembre è del 4,5%. E la barriera? Anche questo si compra a 99,5 sotto la pari. La barriera è 13,014. Oggi Fiat è leggermente sopra i 14, abbiamo circa 7,5 punti di distanza dalla barriera, però riusciremo a portare anche qua in 13,97 Fiat adesso. Esatto, riusciremo anche qua a portare a casa in due mesi, potenzialmente, se Fiat a settembre dovesse essere sopra lo strike, che è 14,46, quindi insomma deve farsi più o meno un 3%, con un 3% di qua a settembre porteremo a casa un 5% di rendimento. 5 più 6 più 7 di prima, ho fatto l'annata. Sì, sembrano i numeri, sì, sembrano numeri buttati là, ma sono numeri reali. Senti, siamo in chiusura, grazie mille per essere stato con noi, Nicola Francia, Unicredit. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie. Terminiamo qui l'approfondimento legato al mondo dei certificati, ora aggiornamento borsistico con la redazione di Classe NBC, poi noi torniamo con il Forex Update e analisi tecnica.